Le residenti più antiche della Terra sono proprio loro, le montagne. Queste vette hanno intimorito molti, ma hanno ispirato altri. Già nel 1896 iniziavano i lavori per costruire quella che oggi è la ferrovia più alta d'Europa. Sono Elena e con LifeKit andiamo alla scoperta delle montagne dell'Oberland bernese. Sono alla stazione dello Jungfraujoch, ai piedi dello Jungfrau. Qui storia, scienza e turismo si incontrano in un luogo al confine tra sogno e realtà. Importanti scoperte scientifiche e l'indimenticabile esperienza alpina sono l'eredità di questa storica stazione. Qui nasce l'Aletsch, il ghiacciaio più lungo d'Europa, il fiume di ghiaccio, la creatura vivente che ci sta chiedendo rispetto. We are here at the Jungfraujoch, more precisely actually at the Sphinx Observatory. This is one of the two research places here at Jungfraujoch. For me, it's a really fascinating place. You see, at 3,570 meters high, and we have such a beautiful building here that can be used for research. It's incredible. And over the last couple of decades, the field of research has been changed frequently. Nowadays, most of the experiments, more than 80%, are in the field of climate and environmental sciences. The Sphinx Observatory has been built in 1936 to 37, only within half a year. That's incredible on this site here. It's a splendid site with an excellent view over the Aletsch Glacier. The glacier is retreating quite fast, and at the next turn of the century, so in 2100, most of this huge glacier nowadays will be lost, unfortunately, if we do not act now.